Perché sono su una DS7 con tutti questi comandi? Beh, perché questo è un prototipo di un modello che arriverà solo a metà del 2019. Si tratta della DS7 Crossback eTense. Questo è il nome che avranno tutte le future DS con tecnologia plug-in hybrid. Il gruppo PSA aveva annunciato questo tipo di powertrain e ora sta arrivando. Vi ricordate che loro avevano un sistema ibrido curioso con il motore a gasolio, ma ora i tempi sono cambiati, il diesel non gode più di un'ottima reputazione e quindi il nuovo powertrain ibrido viene fatto con un motore a benzina, 1.6 cilindri trasversale turbo da 200 cavalli. E poi cosa abbiamo? Un primo motore elettrico da 110 cavalli posizionato qui tra il motore e il cambio. E poi c'è un altro motore elettrico dietro, posizionato tra i due bracci multilink delle sospensioni indipendenti, sempre da 110 cavalli. Il cambio rimane Lysin a 8 rapporti, potenza totale del sistema complessiva 300 cavalli. E quindi questa DS7 Crossback eTense che sto provando qui su questo Proving Ground in Francia avrà prestazioni, devo dire, interessanti. 0-100 km/h in meno di 7 secondi, quasi come una sportiva. Io ora sto guidando in modalità full electric e l'auto con una ricarica completa garantirà circa 50 km di autonomia nel ciclo di omologazione. Più probabile che siano 30-35 nella realtà. La batteria è sistemata dietro, sotto al divanetto posteriore e non toglie capacità al bagagliaio né all'abitabilità dei passeggeri posteriori. Avrà una capacità di 13 kWh, simile a quella di altri modelli plug-in. La cosa interessante è che con un sistema del genere, quindi con un motore elettrico davanti e uno dietro, alla Peugeot continuano a realizzare, come in passato con l'ibrido diesel, la trazione integrale senza la presenza di un albero di trasmissione meccanico. È vero e proprio qui, perché ovviamente abbiamo motricità sia davanti sia dietro con i due motori elettrici che dialogano insieme. Una volta esaurita la carica elettrica si inizia a viaggiare come su una classica ibrida, quindi recuperando energia durante le decelerazioni e le frenate che viene poi restituita nelle ripartenze per ottimizzare i consumi. Questo cosa vuol dire? Beh, che la DS7 Crossback sfrutterà al massimo il suo potenziale in città, nel traffico, mentre durante i lunghi trasferimenti autostradali a velocità costante si finisce per andare sostanzialmente solo con il motore a benzina. Quindi è utile per chi sta tanto in città, mentre chi farà tanti viaggi deve fare i conti con un motore a benzina da 200 cavalli che in più si deve portare a spasso tra i 250 e i 300 kg di peso in più rispetto alla classica DS7 1.6 turbo benzina senza sistema ibrido. Ora abbiamo selezionato la modalità hybrid, quindi anche il motore a benzina interviene per dare la massima potenza complessiva del sistema. Proviamo un'accelerazione full gas. Giù tutto. Siamo al volante di un prototipo, quindi la reattività ai comandi non è quella che ci si aspetta dall'auto di serie, ma ovviamente abbiamo una spinta che per un'auto come questa, che arriva a pesare più di 1800 kg, è davvero notevole. Tempi di ricarica. I tecnici della DS che stanno ancora sviluppando quest'auto ci hanno assicurato che con una normale presa domestica serviranno circa 8 ore per una ricarica completa. Se invece vi potrete dotare di una wall box, quindi di un sistema di ricarica rapida ad alta potenza, il tempo di ricarica si riduce a meno di 2 ore. Anche PSA si lancia nel mondo delle SUV plug-in hybrid a benzina e lo fa con un progetto piuttosto interessante che realizza una trazione integrale intelligente con i motori elettrici e regala anche tanta potenza. Deve scontare però un peso non indifferente. La proveremo più a fondo ovviamente nel 2019. A voi com'è sembrata questa DS7 Hybrid Crossback eTense? Questo è ancora un prototipo, ma raccontatemelo nei commenti qui sotto. Ciao, alla prossima ibrida!